Cominciamo a dire il nome del gruppo e da dove venite. Allora, il gruppo è Sursu e su Pimpirimpone di Sadali, paese di circa sito a 800 metri al centro della Sardegna, in Barbagia di Seulo. Noi stiamo dalla costa circa 100 km, da Cagliari circa 100 km, più o meno è proprio il fulcro della Sardegna, Sadali. Raccontiamo l'origine dei costumi e delle maschere che indossate e anche il significato. Sì, allora noi usiamo come costume appunto Sursu, sarebbe la mia maschera, praticamente un caprone che rappresenta la bestia, quindi Dionisio, il dio. E poi abbiamo Sommadori, che sarebbe lui, che cerca appunto di trattenere la bestia, di domarla appunto. Poi una particolarità forse unica in Sardegna, che appunto storicamente noi abbiamo le donne, essendo una civiltà nostra matriarcale, la donna ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita della cultura e nella vita della Sardegna. Eppure nel nostro carnevale la donna serviva per aiutare Sommadori, il domatore, a placare sempre la bestia, il Sursu. Sursu è una parola che ancora non si sa esattamente da dove deriva. Potrebbe essere l'orco, l'orso, però appunto diciamo era il nostro uomo nero, la persona che più ti faceva paura, per dire a un bambino arriva l'orco, sta arrivando Mommotti, diciamo noi. Ecco, e Sursu era un po' questa figura qui. Questo gruppo ha origini che risalgono a diversi anni fa. Sì, molto, molto antico. E io quando ero bambina lo sentivo raccontare dai vecchi su Pimpirimpone, che era un ballo che facevano proprio arcaico, no? E l'avevano continuato sempre, fino alla fine all'inizio del Novecento, perché la mia prozia ancora andava a ballare questo ballo così, però è molto faticoso. Dopo hanno smesso. E c'era Sursu che arrivava nella piazza dove stavano ballando queste signore col domatore, e erano molto agitati perché lo volevano addomesticare e non riuscivano, e hanno trovato queste donne che cantavano questa ninia, e l'urso si è calmato. Qual è l'origine dei costumi? È l'origine del nostro paese di Sadali, e questo lo usavano per tutti i giorni, non è il costume che usavano per le feste, per i matrimoni. Quello era veramente bello, ma questo era normale per ogni giorno. E noi abbiamo cercato di riprodurle come erano in quel periodo. Abbiamo fatto tutto il possibile di farli uguali. Questo scialle è proprio dell'inizio dell'Ottocento, perché era di una mia lontana parente, e quindi quello è proprio antico antico. Gli altri sono riprodotti così.